Buongiorno a tutti, io sono la nonna Giuseppina. Da questo momento i miei ricordi vanno molto molto indietro, perché nel 1970 abbiamo aperto io e mio marito una panelleria in via Lecata, panelleria da Vincenzo, ed abbiamo lavorato sempre noi due con l'aiuto di qualche altro, però quello che abbiamo fatto sempre noi. Anche i miei figli dopo, quando sono nati, quando erano più grandi, ci hanno dato una mano di aiuto, quando c'era bisogno. Abbiamo passato 40 anni in 20 metri quadrati di stanza, e c'è tutta la nostra vita, che è durata fino a quando poi siamo andati in pensione. Questa panelleria è ancora aperta perché la gestiscono ora altre persone. Noi siamo andati in pensione e ci stiamo godendo la vecchiaia, diciamo così, per modo di dire la vecchiaia. E mi sto godendo i figli, prima i figli, poi i nipoti che sono venuti, ora sono tutti grandi, però ce l'ho sempre io a casa, sempre fra i piedi, sempre a cucinare, a mangiare. E poi nell'arco di questi, diciamo, quasi 40 anni di attività, insomma, sono successe anche tante cose nella mia panelleria. È storica ormai, la conoscono tutti. Mi chiamavano la signora bionda delle panelle. Quando dovevano andare a comprare il panino, dicevo, dove andiamo? Dalla signora bionda, assolutamente, non c'era altro. Quindi mi è rimasto questo nomignolo. Le più antiche di Sciacca, sì. Ovviamente, sì, una delle più antiche. Ancora resiste con altre persone, ma resiste ancora. Ora, ma non l'abbiamo portata avanti per tanto tanto tempo. E poi ci sono stati molti episodi di visite di attori, cantanti, tra i quali è venuto da noi Don Bachi a mangiare la panella, è venuto Pozzetto, Renato Pozzetto, Gabriella Carlucci, la sorella di Milli, poi è venuto Pino Caruso. Diciamo che con Pino Caruso c'è stato pure un episodio divertente. Con noi ci lavorava mia cognata ed era nello sgabuzzino là dentro, nel laboratorio dove lavorava. È entrato il signor Caruso e ha fatto la battuta che faceva lui del caffè. Signora, ho pigliato caffè! Risponde mia cognata, che non sapeva che era lui, e gli fa anche tu, anche tre. E ci siamo messi tutti a ridere. E lei poi è uscita e è rimasta sorpresa. Dice, Caruso, vero, Certo. E insomma, è un episodio di quelli, diciamo, da ricordare con piacere, con affetto. E poi tanti ragazzi che sono cresciuti nella nostra panelleria, per la quale ora, quando mi vedo, mi fanno tanti complimenti sempre. Fanno, signora, quanto panelle mi mangiava in lei, signore. Insomma, lavoravate fino a tardi. Abbiamo lasciato anche un buon ricordo. Certo. No, il nostro non era un lavoro notturno. No, quelle che fanno ora sì. Noi abbiamo incominciato con gli orari lavorativi. La mattina si apriva perché c'erano i muratori che andavano a lavorare, certo, alle 7, e quindi mio marito se ne andava prima, perché portavano i panini e poi incominciava a riscaldare l'olio, a metterci l'olio. Poi andavo una mezz'oretta dopo, ma entro le 8:30 ero sempre là io. Le chiusure erano ora di pranzo alle 2, alle 4 si riapriva, e la sera orario di negozio, 8:30 si chiudeva. Anche durante il carnevale, anche, che magari... No, quelle giornate non avevamo orario. Parlo delle giornate normali, certo, normali, certo, lavorative normali. Poi i periodi festivi, dove là c'era caos di lavoro, praticamente noi non andavamo neanche a casa. Per carnevale c'erano pure nottate intere che stavamo là a preparare, perché sennò, certo, non ci bastavano quello che preparavamo. E finivano anche a volte. Certo, finivano, è logico, che se io non avevo l'accumulo, restavamo senza niente, quindi abbiamo fatto molti sacrifici, molti, però finché si è giovani queste cose si fanno. E tante soddisfazioni, tanti sacrifici, ma tante soddisfazioni. Questo, adesso ci godiamo un pochino la nostra pensione, mi godo i nipoti e tutto quello che viene dietro. Questa è, diciamo, la mia vita, nel senso di un quarantennio della, certo, mia vita. E un'altra domanda, dopo la panelleria, ne hai fritte più panelle tu a casa? Sì, fino nel lockdown che abbiamo avuto, certo, che ero a casa, le ho fatte. Per chi non lo sapesse, perché magari guarderanno il video anche persone che non sono siciliane, le panelle cosa sono? Un pasto particolare, si fanno con la farina di ceci e poi si mettono ad asciugare in modo giusto e poi si mettono prima in frigo, si friggono, insomma c'è un procedimento un po' particolare. E si mangiano con la mafalda, che è tipica. Con la tipica mafalda che si faceva allora, ora ci sono quelle lisce a banana, ma prima era la mafalda. Con una spruzzata di limone, panino, sale, panino con le panelle, le melanzane, esatto, e le crocchette. Esatto. Questo è il nostro tipico panino.
Va bene, allora grazie di essere stata con noi. Grazie e alla prossima. Va bene, alla prossima. Ciao.